abbiamo chiamato per questa relazione Gianluca Comastri, che è il più importante esperto italiano di lingue elfiche, che anche negli anni passati nel corso ci ha fatto due bellissime lezioni sui linguaggi elfici, però è anche fan di Martin e quindi l'ho coinvolto anche quest'anno per proporci questo confronto, in cui penso che darà un affresco un po' dei due autori, senza entrare troppo nel tema del linguaggio, perché in realtà anche in Martin ci sono almeno nei telefilm, dicevi tu, c'è un qualcosa di linguistico, però non sarà una lezione linguistica quella di Gianluca di stasera, ma di confronto tra i due autori. Gianluca è anche presidente dell'associazione Il Dalie di Bologna, e quindi direi gli lascio la parola, e se avete delle domande direi che le possono fare, dovrebbero farne tante, tranquillamente, perché... ecco, va bene, quindi buon ascolto e buona lezione. La dispensa l'ha ricevuta tutti? Io penso di aver ricevuto. Qualcuno non ha ricevuto. Ah, ecco, un altro avviso, scusate, mi sono dimenticato. Il buono sconto. Ecco, sapevo che ce n'era un altro. Il buono sconto. Quello è un semplice buon omaggio per un negozio che alcuni di voi conoscono, in cui chi è appassionato di Tolkien, chi è appassionato di Martin, chi è appassionato di Doctor Who, chi è appassionato della Marvel, chi è appassionato di Ray, dei manga, chi è appassionato di Star Trek, di Spazio 1999, di insomma, tutte le cose. Spazio 1999. Sì, c'è qualcosa anche di Spazio 1999, di Battlestar Galactica, eccetera. Ecco, quello è un negozio che ha molti gadget molto particolari legato a questo mondo, diciamo, fantastico, nel senso che, quindi se avete, e anche come oggettistica delle cose molto particolari, devo dire, è di un mio amico, che però, siccome anche lui è appassionato di queste cose qua, gli ho proposto di dargli buon omaggio, e tra l'altro sarà lui che offrirà il buffet stasera. Purtroppo non è potuto venire stasera perché ha avuto un problema con sua moglie, quindi si scusa. Bene, a questo punto proprio finito, e buon ascolto e buona lezione. Grazie Claudio, sempre puntuale, sempre preciso nei suoi aggiornamenti. Come diceva giustamente, io sono Gianluca di El Dalie e siamo qui stasera per istituire questo confronto. Come diceva Claudio, i tempi sono già maturi per cominciare a gettare uno sguardo un pochettino più da vicino anche sull'opera di Martin. Siamo ormai al quarto libro uscito anche in Italia, quindi possiamo già iniziare a tirare qualche piccola timida conclusione e confrontarlo con quello che, diciamo, per categoria merceologica, per schema mentale, per tutta una serie di cose con cui io sono pochissimo d'accordo, è definito come il padre della letteratura fantasy, che sarebbe appunto il nostro amato professore di Oxford. Giusto? Non dico niente, perché il tema è molto vasto, in realtà non è scontata questa cosa. C'è sempre quel diatribo qua del genere letterario. esatto. Non ne sentirete mai parlare di me, per me esiste soltanto la buona letteratura e la meno buona letteratura, diciamo così. Però per orientarsi nelle biblioteche, nelle librerie, c'è bisogno di etichettare libri autori in qualche maniera, qui parliamo comunque di fantasy. Lo stesso Martin, come potete vedere, questo frammento di intervista divisa in due slide che ho ritenuto di inserire all'inizio, lui stesso si paragona a Tolkien sempre gettando la lente di ingrandimento sul fatto che entrambi sono autori fantasy. Rispetto al suo punto di vista, non lo condivido, condivido il fatto che siano due grandi autori, condivido anche il fatto che appunto ormai è lecito cominciare a valutare un po' i rispettivi punti di forza sia degli autori che delle relative opere, mettendoli tra virgolette a confronto. In realtà poi non sarà un confronto vero e proprio, sarà soltanto un esaminare quelli che sono i temi principali che sfiorano bene o male tutti e due, vedere analogie e differenze. Analogie e differenze che ci sono, è inevitabile, perché su Tolkien ormai sapete tutto, perché siamo arrivati alla fine della terza edizione di questo corso bellissimo, per cui voi che avete partecipato quasi tutto, perché l'ultimo quiz me l'ha mancato. No, non volevo recitare il coltello nella bianca, però
ormai lo sappiamo, Tolkien è un autore che ha rilanciato il filone mitologico in un'epoca in cui si stava praticamente mettendo da parte per relegarlo soltanto a oggetto di studio nei primi anni delle scuole medie sostanzialmente, poi basta. È stato il padre della filologia moderna, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra, quindi anche qui si aprono praterie anche da un punto di vista creativo, perché tutta l'opera di Tolkien, possiamo dire, trasuda filologia per come è concepita, però non in modo invasivo, non in modo violento. Si entra nel discorso filologico pian piano, facendosi quasi accompagnare dagli Hobbit. I primi personaggi che colpiscono sono quelli appunto dell'ambientazione, e poi pian piano, spontaneamente, la panoramica si allarga. Vedremo, fra un'oretta e mezza, anche con la vostra partecipazione, col vostro contributo, che mi aspetto che sia consistente, se è possibile allargare un po' la panoramica anche per quanto riguarda il Trono di Spade. E così, giocando un po', tra l'altro, sui titoli delle rispettive saghe, abbiamo coniato questa edizione qua dell'Anello di Spade, proprio per rimarcare il fatto che, a ben guardare, è lecito, secondo me, affermare che entrambi gli autori stanno un pochettino incentrandosi su certe tematiche narrative e letterarie da due punti di vista, se non opposti, quantomeno diversi. Però, diciamo, è giusto, è sano prenderli in considerazione entrambi. Andiamo avanti, perché qui chiaramente, questo non l'avete già imparato a memoria, perché è già mezz'ora che è su. In quegli anni Tolkien era visto come una sorta di alieno, la sua era considerata una di quelle rare opere che appaiono una volta ogni tanto e hanno successo enorme per ragioni che nessuno comprende. In realtà qualcuno che le comprende c'è, e se ne parla anche, insomma. Poi chiaro, la verità in tasca l'aveva soltanto Tolkien padre, quindi... in questa seconda parte del suo intervento, Martin apre anche un altro capitolo abbastanza doloroso. Vale a dire, non basta un grande tema, un grande filone per fare una grande opera narrativa. Ci vuole anche un po' di manico, cioè ci vuole qualcheduno che riesca a tradurre questa grande visione in un testo che sia degno di tal nome, insomma. Purtroppo va preso atto che, a parte qualche campione che si è affermato anche sugli scaffali delle librerie, non molti ci sono riusciti e non molti ci stanno riuscendo. Però ormai la stura è stata data. Un certo tipo di temi ha molta presa nell'immaginario collettivo sia dei lettori che degli autori, molti si incamminano sul sentiero, pochi ci riescono in maniera significativa. Così. Martin, secondo noi, è uno di questi. Un altro motivo per cui abbiamo deciso di mettere a confronto questa piccola parentesi, uno degli articoli con cui è stato presentato questo appuntamento di stasera su internet era intitolato Tolkien contro Martin. No, sgombriamo subito il campo, qui nessuno è contro nessuno, tant'è che come terza slide ho scelto questa risposta che ha dato Martin invece di... Da appassionato di Tolkien ho preso molto spunto a dovere. Prendere spunto chiaramente non vuol dire copiare. Ci sono alcune opere che sono praticamente La Contea, Gran Burrone e Gondor riscritte con degli altri nomi. Quello, francamente, diciamo, non è un risultato di spessore di quelli che colpiscono al cuore. Martin ammette che invece per determinate tematiche, che andremo poi a sviscerare man mano che procediamo, ha subito questa influenza, ma l'ha subita volentieri, proprio per il fatto che, come a tutti noi, l'opera di Tolkien è andata dritto al cuore e lì è rimasta. E dice la sua, ci sono alcune scelte che fanno parte del canone, il concetto dell'oscuro signore, la battaglia tra bene e male, che ormai dalla prefazione di Elenir Zolla in avanti sembra che Tolkien abbia parlato d'altro, in realtà secondo me ha parlato di strisce della battaglia di bene e male in mezzo a molto altro, però lo dice Martin, che è più bravo di me, quindi mettiamoci anche qui la battaglia fra bene e male.
e questa mi è piaciuta particolarmente, l'influenza penetrante di quest'ultimo del male a tutti i livelli. Tutti elementi che Tolkien ha gestito brillantemente, ma che, ecco, vabbè. Qui arriva la mannaia su tutti quelli che hanno fallito miseramente nell'impresa. Ecco, questo fatto della penetrazione del male è un aspetto che secondo me Martin coglie brillantemente e che la quasi totalità degli recensori, soprattutto quelli in epoca da film, ha cannato in pieno. Nel senso che, e lo vedremo proprio fra breve, ve lo pronuncio rapidamente, quanti di voi, quante volte voi stessi vi siete imbattuti in commenti che dicevano sì, bello Tolkien, bello tutto quanto, però ci sono le squadre con i ruoli già fatti, sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Io non ne sarei così sicuro. Lo stesso Martin non è così sicuro. E i cattivi dall'altra, esatto. Cioè, in Tolkien, sì. C'è questo stereotipo. Secondo me no. Sono lieto di sapere che anche secondo te non è così. Ecco, poi finiamo con questo piccolo monito lanciato agli scrittori in erba. Volevo scrivere qualcosa che fosse una risposta a quel poco di Tolkien che non mi piaceva, ma soprattutto ai suoi imitatori che sono ispirati solo a quel poco. Martin, in quanto lettore esigente, avanza anche delle critiche, vedremo fino a che punto fondate e motivate. Noi poi siamo poco obiettivi perché per noi Tolkien è perfetto, quindi. Ecco, qual è la prima differenza che proprio salta all'occhio nel mettere a confronto le due opere? Chiaramente che se prendiamo l'Hobbit e il Signore degli Anelli e parzialmente il Silmarillion, che abbraccia un arco temporale di molti millenni, ma in realtà si focalizza su poche vicende, le narrazioni sono un frammento della subcreazione. Ormai sapete tutti cos'è la subcreazione, quindi non mi sto a dilungare, qualcuno non lo sa? Risposta esatta, bravo. Sono dei barlumi, delle vicende che si inseriscono in delle tesserine di un mosaico che è amplissimo, parte dalla creazione dell'universo fino ai giorni all'inizio della quarta era. Martin non parte con questo intento, fortunatamente secondo me, non dico fortunatamente perché altrimenti sarebbe risultato in un'ennesima imitazione di quelle scadenti, ma fortunatamente perché quantomeno ci costringe a guardare le cose, come dicevo prima, da un altro punto di vista. Vicende che in sé sono magari autoconclusive, che però si concatenano, vicende che danno origine ad altre vicende, ma che sono esse stesse il cuore della narrazione, cioè i personaggi, chi sono e cosa fanno. Cioè, siamo arrivati a quattro libri, alti più o meno così, e sono praticamente quasi tutti descrizioni di personaggi e di vicende, con alterne fortune e sfortune, su cui tu non fare nessuno spoiler, perché una delle condizioni perché tu venissi qua era non fare spoiler. Posso dire che ci sono molte morti creative? Sì, quello sì. Nel senso che io sono arrivato a vedere la quarta serie televisiva, ecco, quindi fino a lì puoi spoilerare che non mi interessa, hai capito? Quello, su quello che invece non ho visto. Ma guarda, questo vale anche per voi, eh. Se uno spoiler, niente cornetti e non poi spoiler, voi, ecco. Poi, ecco. Anzi, uno dei motivi per cui questa serata per voi sarà molto sfidante è che praticamente non parleremo mai di trama, quindi a meno che la cosa non venga fuori spontaneamente da vostre domande, per cui preparatevi, vi annoierete sicuramente. Questa è ecco, ho concluso la slide con un asserto magari un po' provocatorio e spero non tanto vero, vale a dire l'autore, che sarebbe Martin, mette in rilievo i fini delle azioni dei personaggi e per il momento sorvola su questioni un pochettino più ampio respiro. Qualcosa sta cominciando a mettere anche riguardo a temi, diciamo, che siano un pochettino più profondi che non la conquista di un regno o il salvarsi la vita in un duello. Ci sta arrivando pian pianino, ma ci arriverà per motivi inevitabili che vedremo più avanti. Ecco, avevamo detto che non avremmo parlato di linguistica, ma invece
vi tocca, perché visto il personaggio con cui vi state confrontando, chiaramente. In realtà c'è molto poco da dire. Nei libri c'è qualche frase in lingua che viene inserita proprio per caratterizzare determinati momenti e determinate situazioni, soprattutto riguardo questo meraviglioso popolo dei Dothraki, che ha una sua forte personalità, una sua cultura, per quanto particolare, comunque piuttosto marcata, e quindi Martin ha ritenuto di caratterizzarlo maggiormente con qualche timida creazione linguistica. Niente di paragonabile a quello che ha fatto Tolkien, naturalmente. Tant'è che, invece, nella serie televisiva, dove ci sono, posso dirlo? Sì, sì, fino alla quarta puoi dire quello che... Dove ci sono molti dialoghi fluenti anche in lingua Dothraki, è stata una creazione ritrosa. Praticamente è stato preso il linguista della HBO e gli è stato detto: ehi, serve di fare un po' di campione di frasi per questo popolo, mettiti all'opera e fallo. Quindi non è farina del sacco di Martin. Ma nei libri non c'è quindi la lingua Dothraki, non ci sono neanche... C'è qualche parola, qualche accenno, qualche frase solo. Però Martin sarà stato d'accordo, visto che c'è anche lui. Assolutamente sì. Però diciamo, visto che il canone narrativo televisivo ha dei ritmi, dei tempi, delle esigenze che non sono quelli letterari, di buon grado naturalmente Martin ha detto: vai, cioè, prendi quello che... quel poco che trovi nei libri e da lì costruisci di sopra quella che quella tua cultura di linguista che io non ho, riesci a farcela da fuori. Non abbiamo una teoria del linguaggio come in Tolkien, qualcosa di strutturato, no, in questo caso è proprio soltanto qualcosa fatto un po' con lo stesso spirito con cui è stata fatta la lingua Na'vi per Avatar, o secondo me, analogia un pochettino più marcata, con i famosi Klingon di quando eravamo giovani io e Claudio e qualcuno di voi. Esatto, cioè, c'è una persona qua che concorda. Li ricordano anche un po' fisicamente questi Dothraki, questi omoni barbuti con la pelle un po' scura, questa lingua piena di consonanti strane, armi da taglio un po' particolari. Dothraki era tantissimo per i tempi. Confermo. Io nasco come amante di Star Wars, però devo riconoscere le grandi qualità di Star Trek. E siccome non voglio lanciarmi in un altro confronto che sarebbe ancora più spinoso, rimaniamo, chiudiamo la parentesi e rimaniamo qua. Ecco, c'è da dire che analogamente a Tolkien, Martin è stato veramente meticoloso nel ricostruire la geografia. La geografia dei regni dell'Ovest è... abbiamo la solita cartina, ma non solo. Quando parla di una determinata località, che sia una rocca, un'isola, uno stato intero, cioè ve li fa vedere Martin, proprio fisicamente quasi, si può dire. C'è stato nella sua subcreazione in maniera analoga in quanto Tolkien è stato nella sua, e ne ha riportato impressioni proprio praticamente visive. E si è dato pena anche di abbozzare cenni della storia antica, risalendo a qualche migliaia di anni addietro rispetto alle vicende che vediamo adesso narrate. Che la storia recente sia molto dettagliata è obbligatorio, perché quando si parla di una vicenda che si snoda attraverso giochi di potere che coinvolgono sette regni più qualcun altro al di là del mare, è chiaro che la storia contemporanea interna deve essere conosciuta a meno a dito e deve anche essere presentata come tale, nella sua pienezza, con tanto di contrasti, rapporti di forza, di debolezza, e in tutto questo Martin c'è in pieno. E i rispettivi popoli sono descritti anche nelle loro usanze, anche mettendo in risalto le differenze relative alle varie provenienze geografiche, così che le abitudini di chi vive al freddo sono diverse da quelle di chi vive al caldo, e noi ce ne accorgiamo quando il personaggio si sposta da grande inverno, arriva giù da Frodo del Re, già vediamo come cambia la questione. Sul fatto che invece abbiano qualche verosimiglianza la questione delle stagioni che durano molti anni, lì vi confesso che non ho fatto uno studio astrofisico che prende in considerazione la possibilità che un pianeta si comporti veramente così, non ho intenzione di farlo, magari qualcuno ci si metterà, come Tolkien è stato sviscerato in vari aspetti per poi andare a scoprire che le costellazioni che vedono i personaggi sono quelle di quella zona, di quel periodo dell'anno. Vedremo se
se questa, questo aspetto delle stagioni lunghissime è un espediente letterario, o se magari da un punto di vista diciamo concreto può avere qualche fondamento. Dicevate, scusa? Notato che parlavate un po'. Non è un mondo particolare anche come costruzione, cioè molto astrofisicamente come costruzione? Molto particolare, secondo me. Confesso, è un aspetto che non ho ancora sviscerato. Non so, tu hai già provato qualche informazione a riguardo? No, ma parlavo con un mio amico e dicevamo che non è un mondo costruito tipo in una sfera al contrario. Oddio. Una sfera al contrario. Capisco la parola, ma non riesco a immaginarmi in che senso. Che invece che muovere sulla superficie interna, ti muovi su quella interna, penso che voglia dire qualcosa del genere. Che invece ti muovi sulla superficie esterna, ti muoverai su quella interna. Ma perché così? Giusto? Non lo so, ne parlavo io con mio amico, ma era una cosa che mi era rimasta impressa, ma. Cioè, avrebbe senso anche da quello che si vede nella sigla della serie. Perché il mondo è presentato così nella sigla. Vero. Ma non ti far fobiare dalla sigla. Sì, vabbè, però. Quella secondo me è fatta solo per un gioco fondamentalmente. Sì, è ispirata ai disegni di Leonardo la sigla. Questo lo so per certo. Sì, perché quelle ruote dentate, gli ingranaggini così, sono ispirate ai disegni leonardeschi ed è tutto quello che so. Però sì, magari salta fuori fra un po' che questa chiacchiera di corridoio è fondata. Sì, è chiaro che con Barley parliamo di una saga che è ancora in fieri, quindi non sappiamo come va a finire, perché sai, se non sai come va a finire, tante altre cose verranno svegliate negli anni futuri, sicuramente. Sì, c'è questa leggenda che dice che il finale in realtà è già scritto, bisogna vedere quando ci arriverà, se e come, che finale sarà. Ho sentito anch'io la notizia che lei avesse depositato in una banca il finale, perché molti fan sono preoccupati che muoia come è successo a Robert Jordan prima del tempo. È un dato di fatto che lui abbia scritto 3 libri. Il fatto che siano diventati 7 è perché gli si è allungato quello che voleva dire, ma originariamente li aveva scritti tutti e 3 e dovevano essere 3. Dopo gli è scappata la mano e se poi cambierà il finale di quello che aveva scritto è brutto nel senso che non è come l'aveva inventato. Vediamo, d'altronde con Tolkien cose del genere erano all'ordine del giorno. Tolkien, ci sono cose che dal 1915 al 1970 le ha cambiate 20 volte in un modo e nel modo opposto alternativamente. Quindi... Non è mai finita neanche. E neanche lì ha trovato la pace interiore, perché già... Anche negli ultimi anni comunque era lì che cercava di modificare per dare una certa piega. Perché se il taglio finale, perché dovrebbe essere brutto? Cioè perché è una brutta cosa? Non vorrei che fosse fuorviato da tutte le reazioni del pubblico. Perché lui senza fare spoiler troppo lunghi, sì. Ecco, mi raccomando. Il primo libro, ci sono dei personaggi che partono, noi li abbiamo subito... Fino alla quarta serie televisiva, che non so cosa ricorrisponde. Nella prima serie, noi ci affezioniamo a una casa, e quasi tutti si affezionano, e poi prendi delle batoste, affezionate a quella casa. Io sono stato uno di quelli che le ha prese prima una e poi l'altra, quindi cosa vuol dire? La cosa bella è che non sai veramente chi muore e chi vive. Non vorrei che fosse fuorviato da tutta questa l'audience mediatica e quindi cambia il finale in base a quello. Ma allora, io secondo me lo seguo da spero di no, poi magari Martin, mi scriva solo per quello, cioè fondamentalmente. Ormai adesso che è diventato famoso anche per la saga TV, secondo me farà così, cioè ci metto la mano sul fuoco, ma cosa faceva all'inizio continuerà. Cioè i produttori come farà così? Si adatta ai fan? No, nel senso che lui si muove in base ai soldi che gli entrano, cioè è palese, basta leggere le righe. Cioè. Sei stata cattivissima, Ma proprio pregiudizio che... proprio. Guarda, lo conosco perché lo leggo da praticamente quando era pubblicato. Ci sto dietro dalla vita e sono abbastanza... Vedremo la fine, bisogna vedere la fine, è chiaro che... Quantomeno però mette le mani avanti dicendo che adesso la serie televisiva gli dà occasione per divergere dalla trama letteraria, quindi diciamo già questo espediente qua. Può salvare capre e cavoli in questo modo qui. Ecco qui. Piccolo riassunto dei
punti che secondo me sono interessanti su cui soffermarci come confronto fra due autori, poi magari voi ne potrete individuare anche degli altri che non sono questi. Io, a mio gusto, ho individuato questi qua, che sono alcuni, vai, abbastanza palesi, ma corcopici, altri che sono un po' delle fisse mie, con cui ci tengo a confrontarmi con voi. Nulla vieta che anche voi diate qualche argomento specifico su cui valutare le differenze di concezione fra Tolkien e Martin. Partiamo, contrapposizione bene e male. Io ho sempre preferito, laddove mi è stato possibile, uno dei motivi con cui ho scelto anche quei temi di prima, far parlare gli autori, perché andare di supposizioni individuali più o meno circostanziate è un rischio. Invece quando ci fanno parlare loro, dopo poi guardiamo cosa hanno detto loro, ci confrontiamo direttamente con loro. Anche Martin è abbastanza, diciamo così, logorroico, nel senso che concede molte interviste e parla volentieri delle sue opere, per cui abbiamo molti pareri su cui attingere. Sul discorso bene e male dice: ami i personaggi grigi, in Tolkien ce ne sono molti, e qui ha avuto secondo me l'occhio avanti. Non è vero che ci siano solo bianchi o neri, ma va, questo è per Elmir Zolla, secondo me. Questo è... Anche lui è innamorato di Boromir, come molti di noi, per i validi motivi per cui noi amiamo Boromir. Ecco, si riscatta e muore eroicamente per proteggere degli innocenti. Nonostante Martin nelle sue opere spesso non riconosca, diciamo, il valore della caratura morale dei personaggi, togliendoli di mezzo in maniera molto creativa e molto anticipata, però riconosce in ogni caso che è sano che ci siano personaggi di questo genere. Tra l'altro è lo stesso attore che fa Ned Stark, cioè la scelta opposta. Muore? No, è Sean Bean. Cioè, non so perché gli piace talmente tanto il personaggio di Boromir, interpretato da quell'attore, la scelta apposta per fare Ned Stark, che appunto muore anche lui, oppure non c'entra niente? Ti confesso che non lo so, è un dato di fatto che Sean Bean muore di morte violenta nella stragrande maggioranza dei film che interpreta. Qualcuno in questi giorni su Facebook sta cercando di sviscerare i film in cui sopravvive fino all'ultimo fotogramma. Cinque li hanno già trovati, non sono moltissimi nella vita di un attore prolifico. Ultima cosa su cui puntare l'attenzione: nella sua scelta di prendere l'anello c'è comunque l'idea di fare il bene del suo regno. Quest'idea che coglie anche lui, che hanno colto anche altri studiosi ad altri livelli, per cui in Tolkien spesso il male, in varie occorrenze, il male è una specie di bene volto in una maniera, tra virgolette, sbagliata. Quindi eccessi di amore che diventano cupidigia e cose di questo genere, insomma. Richieste e potere. Sul potere vedo che avete già parlato in maniera massiccia ed esaustiva proprio una settimana fa, almeno per quanto riguarda Tolkien, quindi qui focalizziamo giustamente su Martin. Le cronache del Ghiaccio del Fuoco sono cronache di una lunga lotta di potere, potere terreno proprio, nella condizione più gretta e più materiale che si possa avere. Tant'è che appunto il simbolo di tutto quanto è il trono di spade, che sostanzialmente è un'enorme collezione di trofei di guerra concentrati in un oggetto solo. Carina questa idea per cui la conquista del trono può essere insidiosa e in seguito non si può mai abbassare la guardia perché ci si può far male solo a sedercisi sopra. E in effetti, caso strano, quando sul trono di spade appoggia le regali nati che qualcuno che non è proprio all'altezza della situazione, succede sempre che si ferisce. Questa è una cosa che hanno dato un giochino molto divertente che Martin fa con i suoi lettori. Cioè? Cioè? Possiamo fare dei nomi, tanto l'hai già visto. Sì, sì, sì. Il piccolo Geoffrey. Prima volta che scende sul trono si taglia. Non lo ricordavo.
non me la ricordo neanche. Piccolo particolare che... nel telefilm l'hanno messo, mi sembra. No, nel telefilm non c'è. Ah, nel telefilm non c'è. Io anche per quanto riguarda Martin, così come per tutti, sono un amante dei libri e prendo in considerazione i film come piacevole effetto collaterale. Quindi, confesso fin da subito che ogni mia lacuna riguardante sceneggiature e cose così è fortemente voluta e ne faccio ammenda subito. Ma non che la cosa mi dia una particolare, diciamo così, predisposizione negativa d'animo, per così dire. Ecco, mi è piaciuto puntualizzare il fatto che Eddard Stark forse è l'unico che concepisce il potere nei suoi aspetti di responsabilità e di servizio. Ho usato queste due parole perché sono le parole che mi sono venute in mente dalla seconda lettura del Signore degli Anelli in poi. Cioè, i personaggi positivi tolkieniani, è questa l'idea che hanno di potere. Non un piedistallo su cui erigersi, e sul quale autoglorificarsi, no, qualcosa che invece va messo a disposizione di tutti e che comporta sacrificio di sé spesso per essere portato avanti, come chiamiamola, missione. E coincidenze, ma l'unico attore della serie che è anche restato nel Signore degli Anelli è quello che nel Trono di Spade riveste questa funzione scenica e narrativa. Per pochi episodi. Purtroppo. Per quasi un libro, via. Domande? Osservazioni? Dovete parlare anche un po' voi, se no io mi viene la raucedine. Non ne avete, peggio per voi, continuo io. Individualismo e compagnia. Bevo. Chi di voi ha letto i libri, chi non li ha letti si becca questo minimo spoiler, avrà notato che ogni capitolo è scritto in base al punto di vista di un personaggio di volta in volta che cambia. E in ogni libro si alternano 7-8 personaggi e ciascuno alternativamente riprende la sua vicenda personale proprio da osservatore diretto. Non c'è il narratore onnisciente, anche se ogni tanto per via traverse salta fuori. Però Martin si è lasciato scappare che il suo desiderio è quello di far evolvere la narrazione secondo un procedimento che poi alla fine ricalcherà quello che ha fatto Tolkien nel Signore degli Anelli. Vale a dire, il Signore degli Anelli è il lungo racconto della vicenda di una compagnia che inizia unita, poi si divide, poi si riunisce, quasi tutta intera, con qualche frammento perso qua e là, però sostanzialmente è la cosa di un'esperienza collettiva, un'esperienza che anche nel suo proseguimento, diciamo così, è sempre con l'occhio rivolto alle vicende di qualche altra, perché si stanno svolgendo da qualche altra parte e che comunque sono tutte fra loro interconnesse. Nonostante le apparenze, questo è anche l'intento di Martin. Andando avanti un po' si capisce questa cosa, cioè arrivati già al terzo o quarto libro, vediamo che c'è comunque, se non uno, almeno qualche filo conduttore comune che poi alla fine riconduce un po' di trame. Si inizia a Winterfell, a grande inverno, e tutti i personaggi, eccetto due che poi diventano presto una, che è la biondina signora dei draghi, si trovano lì. In effetti le cronache del ghiaccio del fuoco iniziano con, si può dire, fino ad ora l'unico episodio in cui tutti i protagonisti sono concentrati in un'unica sede proprio fisica, che è il Palazzo di Grande Inverno. Partono tutti insieme e poi lentamente iniziano a dividersi, perché guerre, battibecchi, qualcuno che ci lascia le penne qui e là, insomma, le vicende si separano, le trame si ramificano. Scusa, ma stai parlando solo di... Sto parlando di tutti. Cioè, tutti, hai detto tutti concentrati a Grande Inverno? All'inizio. Primo episodio. Cioè, primissimo episodio qual è? Quando i reali vengono a trovare a Grande Inverno gli Stark. Esatto. Ma come dicevi, allora,
capito male, ma anche Daenerys, logisticamente parlando. Sì. Lei è l'unica che è da un'altra parte. È l'unica. Perché lei e suo fratello sono già di là dal mare, esiliati, eccetera, eccetera. Ma per il resto gli altri sono tutti lì. Unità di luogo per tutti. Primo e unico caso, finora. Poi dopo inizia quello che inizia, insomma. Cioè, quindi secondo te questo è un parallelismo con la compagnia? No, secondo me è un punto di differenza che però Martin ha dichiarato di voler di volersi informare a Tolkien su questo fatto qui. Cioè, queste sono parole sue, sostanzialmente. È una cosa che ha detto lui, c'è il virgolettato, perché è una dichiarazione di Martin questa. Non l'ho puntualizzata, ma questo è un frammento sempre di una risposta data da Martin stesso a un'intervista. Detto, i miei personaggi agiscono individualmente, però il mio intento è quello di farli ricomporre, farli rincontrare verso la fine e di dare alla narrazione un'impronta più simile a quella di Tolkien stesso. Quindi probabilmente lui sta puntando a un qualche finale in cui tutti andranno a costare gli uni contro gli altri per sto benedetto trono, ipoteticamente, per darsi che vada a finire così, comunque diciamo. Non so se sia vero o no. Tutti si trova nell'aldilà, tutti morti. È un se c'è un aldilà. È un po' il mio sogno segreto, perché finora da quel punto di vista lì siamo abbastanza... sembra che ci sia. Siamo abbastanza abbottonati da quel punto di vista. Tant'è che involontariamente cita anche il titolo di un capitolo del Signore degli Anelli, dove dice i personaggi da seguire sono moltissimi, ci sono molte separazioni, vi ricorda niente? Sicuramente per etere intenzionale, però è carino il fatto che sia successo. E dice, forse però mi sono attardato un po' troppo, avrei dovuto iniziare questa seconda fase 2 libri fa. Allora, vuol dire, o stai scrivendo più di quello che avevi in mente di fare, ma vai avanti, o se no, ormai è fatta e indietro non si torna. Secondo me sta sfruttando però una cosa abbastanza moderna che altri autori hanno sfruttato in altri generi. Non è come Tolkien che lui associa personaggi principali nelle stesse vicende, lui ha un personaggio principale, prendiamo che ne so, Man Booker Prize di un paio d'anni fa, che era tutto un libro incentrato dove c'erano 12 personaggi principali per 12 segni zodiacali e tanti personaggi satelliti. Lui ha un po' lo stesso concetto, lui ha un personaggio principale per capitolo, tanti personaggi satelliti che possono spostarsi anche da un personaggio all'altro che seguono la vicenda. È molto difficile tornare alla narrazione tolkieniana dove invece ci sono magari 2 o 3 personaggi principali alla volta che seguono la stessa vicenda. Ormai lo faceva dall'inizio o continuerà ad avere sempre un solo personaggio che è il leader del capitolo e qualcuno di secondario che lo segue. Che possa uniformarli dopo 5 libri. La sfida è quella, infatti sono anch'io abbastanza incuriosito su come ci riuscirà. Dipende quanti altri libri scriverà. Dipende quanti ne muoiono i personaggi. Esattamente. Esattamente. Poi è chiaro che le tecniche di narrazione sono diverse, peculiari e qui ci vuole veramente tanta maestria proprio perché è vero che la saga come estensione, come personaggi è molto più ampia, questo, inutile negarlo. Altre osservazioni su questo? Che magari si riuniranno, però si riuniscono come nemici, cioè mentre nel Signore degli Anelli la compagnia si era formata ma in modo ben diverso. Lì c'era proprio l'intento di narrare la missione della compagnia, un'avventura collettiva contrapposta a quella che era sostanzialmente un'impresa di un individuo, che è quella di Sauron. È un intento dichiarato e anche abbastanza esplicito. Qui è chiaro che le cose sono un po' più intrecciate. All'inizio nel Trono di Spade si dovevano unire in virtù di un matrimonio, giusto? All'inizio le due casate si univano solo per quel motivo lì. Certo. Mentre il Tolkien c'è per l'anello. Sì. Per un matrimonio. Proprio per il fatto che qui non abbiamo un nemico globale da combattere, non abbiamo grandi. Abbiamo una vicenda di potere che riguarda un certo numero di famiglie di un certo numero di stati, qualcosa di molto più terreno. Quindi
tutto ruota attorno a vicende che sono appunto legami di sangue, legami familiari, scontri. Sì, e... sì, più terreno, esatto. Adesso i Lannister nella stessa casata, non è che sia tutto armonioso, i Lannister sono il massimo esempio. I Baratheon, non c'è uno che si infruchi con l'altro se non per fare accornate. Io non posso farmi pensare a Tyrion e a Cersei e a tutto quello che succede tra loro due, capito? Esattamente. Allora, andiamo avanti. Oh. Il linguaggio. Chiaramente tutti noi che abbiamo amato Tolkien l'abbiamo amato perché ci ha fatto digerire il canone linguistico dell'epica. Ce l'ha reso proprio, come dire, amico. Ce l'ha rielaborato in una maniera che non potessimo non gradire. Però comunque si vede che è un tono con un registro di un certo tipo. I dialoghi sono in gran parte conformati a quelli dei romanzi classici, medievali, sostanzialmente, come impronta, come tipo, se non proprio come lessico. Per quanto riguarda Martin siamo esattamente all'opposto. Abbiamo, sì, vicende che si svolgono in un'ambientazione particolare, ambientazione di spade, mantelli, creature fantastiche e quel pizzico di magia che non guasta mai, però il frasario è qualcosa di terribilmente contemporaneo. Dico terribilmente, non in una sezione negativa, proprio per il fatto che è crudamente così. Quando scrivo che molti dialoghi di Martin funzionerebbero anche trasponendoli così come sono in scene ambientate a Wall Street, nella guerra del Golfo, a Piccadilly, dico una cosa di cui mi assumo la responsabilità ma di cui sono fermamente convinto. Leggendo certi dialoghi, questa è la cosa che mi è saltata l'occhio, dico. Non dico che siamo fuori contesto, però è un contesto un po' particolare, diciamo. No, il contesto è quello, secondo me il registro del... molto violenta, c'è una violenza verbale violenta, ma in senso, cioè, ci sta quel linguaggio all'interno di quel mondo dove ci sono queste relazioni così violente, perché questo è indubbio, starebbe male un linguaggio secondo me epico all'interno di un contesto in cui intendevo un'altra cosa, noi che ci vantiamo di essere ormai amici di Tom Shipley, sì, esatto. Sappiamo bene che Tolkien è stato un autore del secolo, nel senso che è stato un autore del suo secolo, chiaro? Ah, certo, certo. Esatto, sotto la forma delle guerre cavalleresche, in realtà ha raccontato poi dei temi che erano molto attuali per il Novecento. Le dittature, il progresso scientifico incontrollato che è fonte di distruzione più di quanto non sia fonte di costruzione, eccetera, eccetera. Quindi erano temi tutto sommato attuali. In Martin qui è attuale anche il linguaggio. Certo. Se togliamo dal contesto le parole spada, cavallo, eccetera, eccetera, prendiamo, NCIS, e abbiamo lo stesso tipo di registro colloquiale, come dire. Non so se... Questa è l'idea che mi sono fatto io, poi ascolto volentieri anche il vostro parere in merito. Gli veniva più semplice. A lui, a scrivere così, gli veniva secondo me, oltre che venire più semplice, è una scelta molto precisa che lui ha fatto. Beh, non so se lo puoi, credo che Martin sia più recente, più figlio del suo tempo di quello che Tolkien, che probabilmente, non che so, mi intendo, è venuto qualche decennio prima. Mi ricordo che ho letto un libro, per dire, che non c'entra, un tubo di Conrad, che era Cuore di Tenebra, che prima era fatto Apocalypse Now, era bello, però era l'inizio del Novecento, adesso sono certi temi che fanno sorridere, c'è stata un'evoluzione anche come... nel modo anche di narrare, no, non che nel Novecento Tolkien, il linguaggio tolkieniano è un linguaggio che è fuori, non mi sono sbagliato, è fuori dal suo tempo. Gli Hobbit, ad esempio, no, ecco, gli Hobbit è già un linguaggio molto più colloquiale, quello degli Hobbit. In Tolkien ci sono tanti registri linguistici, alcuni sono epici, che sono fuori dal momento in cui stava scrivendo, no? Come parla Gandalf, proprio anche costrutti delle frasi, insomma, trovi qualcuno che parla così. Non so se era questa la tua... Sembrava che comunque probabilmente forse alcuni decenni di differenza si vedono proprio anche nell'impostazione
dei romanzi, ma probabilmente anche per un'evoluzione temporale. Io non penso che sia francamente solo il fatto che Tolkien ha scritto nel 54 e Martin 50 anni dopo, non credo che sia solo quello. Concordo con Claudio. Anche perché non voleva copiare Tolkien, quindi scrivere epica non avrebbe senso. Due, non, probabilmente non era in grado, per me tre, torno al fatto che comunque sei un autore che deve, cioè, parliamoci chiaro, deve fare del marketing fondamentale. Ci siamo arrivati. Sono tre cose completamente differenti. Cioè, Tolkien, a parte la sua esperienza di studi, che secondo me ti manca a fuoco e non ti scappi, Martin non l'ha subita. Cioè, proprio secondo me sono due personalità diverse che finiscono con riflettersi anche proprio nel modo di esprimersi. Adesso ho visto che nell'elenco, e dopo si parlerà anche per esempio della religione, del mito, anche lì secondo me si specchiano proprio le personalità dei due autori. Cioè, che Martin sia ateo o quasi, io prima di andarlo a controllare ci avrei scommesso, perché nei suoi libri si vede una confusione ideologica, cioè una mancanza di punti di riferimento sentiti dall'autore, che per me è evidentissima invece in Tolkien al posto. Però c'è qualche coniglio nel cilindro anche lì, attenzione. Attenzione. Ho detto che sia semplicissimo, però secondo me si vede che sono due cose, due persone diverse, per quello poi vengono fuori queste differenze. Inevitabilmente. E riguardo al suo asserto che c'entra anche il marketing, faccio parzialmente, perché di fatto praticamente gliel'ho lasciata io quella schiacciata lì, quindi. L'ho voluto sottintendere, lei l'ha colto, proprio ha avuto il coraggio di dichiararlo, ma ammetto le mie colpe in questo caso. Perché tu hai detto che ha voluto allora, per quello? Per quello? Sì, voluto perché... Per il linguaggio... Martin scrive sia per il piacere di scrivere, perché si vede che si diverte un sacco quando si immagina queste vicende, ma vuole anche scrivere in un modo che piaccia alla gente. Quello che piace alla gente adesso è quello che la gente riesce a comprendere, quello che riesce ad assimilare facendo meno sforzo, purtroppo. La funzione, quella che Umberto Eco chiamava la funzione penitenziale del primo quinto di un libro, oggi come oggi non funziona più. Perché se un libro non piace già dalle prime tre pagine, il lettore lo prende e lo caccia via. Anche l'editor fa così. L'editor fa così apposta, perché sa che quel libro non piacerebbe. Certo. Ma poi chissà se sarebbe capace a scrivere in uno stile epico. Non lo so, non lo sapremo mai. Quindi. Non lo sapremo mai, ma... Beh, aspetta, non è mica ancora morto, adesso magari gli ultimi libri, insomma. È chiaro che la preparazione, l'ambiente culturale rispettivo dei due fenomeni qua è abissalmente diverso. Non è uno scienziato. No, non so che formazione abbia Marco. Mi sembra di sì, che sia scientifico. Sembrava molto più... Non so. Meno accademico, sicuramente. Certo. Beh, come approccio alla narrazione, sicuramente. Però chissà che in futuro appunto non decida di convergere su queste cose in più di un aspetto, che non sia soltanto quello dell'intreccio. Ma al di là di voi che avete letto il libro, scrive comunque bene, al di là di questo linguaggio... Perfettamente. Però secondo me appunto ci sono evidenti certe scelte che sono... Cioè, dici no, non è possibile, secondo me scrive perché... Scrivo per quello, cioè per il ma l'abbiamo capito, è stato molto chiaro. Ho fatto pagine su niente. Cioè, i film, tu guardi la serie e dici ma che figata questa parte. Ah, un letto non ricordo più salvato, sono libri interi. Vabbè, adesso non vuoi spoilerare, ma Daenerys, questo personaggio così, cioè, fantastico, la serie TV ci sembra il personaggio più figo del mondo. Tu leggi pagine di Daenerys che di nulla, e dici questo sta scrivendo solo per farsi per fare dei soldi. Mi avviso, però poi dopo vedi quello che viene fuori, sicuramente per fatto crescita lenta. Però insomma. No, io guarda, sai, non ho scritto prima, ha scritto comunque prima di ottenere sì, il. Appunto. Cioè, nel senso, lui ha pubblicato molto prima che l'HBO gli andasse a dire guarda che sono interessato. Si vedeva già da prima. Cioè... Il problema sarà adesso, forse. Adesso è ancora peggio. Cioè, il quinto non so se l'ha scritto nel 2006, non se ne parlava ancora della serie. Io lo guardo, non dico niente, nel senso che l'intenzione, perché uno scrive, ci può stare, siamo in un mondo che gira così, però secondo me, ecco, mi sentirei di difenderlo, sai perché? Perché lui in effetti ha avuto il merito di scrivere qualcosa di assolutamente spiazzante per il lettore, perché quando muore Ned Stark, io veramente ci sono rimasto
cioè, di Sasso, quando poi muore Rob, sua madre, e quant'altro, cioè ci sono ancora, ancora di più. Cioè non è scontata. No, quella scelta lì non è mica scontata, perché un certo pubblico... No, ma però sai, un po' di... Sai, lui è stato coraggioso, perché ha cambiato un canone, eh? Cioè i buoni muoiono e quelli che ti affezionati li fa ammazzare tutti, ragazzi. Non tutti, però. Cioè non è molto commerciale, questo. Non è molto commerciale. No, lì secondo me è stato coraggioso, secondo me, anche dal punto di vista commerciale, così non è... Uno poteva anche reagire male. Proprio per certi cambi così di... Ma oh, comunque lì è... scena che secondo me sono fatti, sono scena e basta. Io però a questo punto devo interrompere perché... Quiz. Sì, è il momento del quiz, questo qua, visto che si parla di linguaggi, allora mi ero puntato qua quando parli di linguaggi, è il momento del quiz, quindi siete pronti al quiz? Sappiate che se lo vincete il 10 marzo ritirerete un premio fantastico, chi l'ha già preso può dire che sono libri favolosi o no? Esatto, perché sono belli, perché uno li mette sulla scrivania, cioè sono molto un bel arredo, devo dire che da quel punto di vista sicuramente. Allora, il quiz è il seguente. Chi è venuto alla conferenza, vabbè, che c'era stata con Barzaghi, aveva fatto il relatore un esempio, che era il discorso dei punti di vista, che alcune cose si cambiano secondo il punto di vista in cui la vedi, e aveva fatto l'esempio dell'ambulanza. Che ambulanza, se tu guardi un'ambulanza e leggi ambulanza non ci capisci niente, però se la vedi dallo specchietto leggi correttamente il nome ambulanza. C'è una cosa quasi identica anche in Tolkien, dove? C'è in uno scritto di Tolkien, qui è, c'è una cosa che ricorda assolutamente questa cosa qua che vi ho detto, dove? E... non dico perché, perché se sapete dove sapete anche il perché, va bene? Sempre più difficile. Non è facilissimo questo qua, non è facilissimo questo qua, però dai, via. C'era di peggio, eh? Eravate più bravi l'anno scorso, l'anno scorso ne avete beccati alcuni che non so come hanno fatto alcuni, però sì. Ma stupito. Siete peggiorati. Siete peggiorati, col terzo corso è stato... C'è un po' di stanchezza. No? Prego. Arriviamo all'argomento religione, guarda un po'. Posso solo fare una domanda? Su quello di prima. Sul quiz? No. Si sposta l'attenzione sul quiz. Però fra 30 anni, 40 anni, 50 anni, aver usato per scrivere una cosa che di trama e di costruzione di personaggi è così innovativa, un linguaggio così invece... banale, da una letteratura da spiaggia, non rischia di non pagare, nel senso lui probabilmente adesso venderà miliardi di copie perché trama, personaggi e il tipo di scrittura sono quelli contemporanei. Se uno lo rilegge in un altro contesto storico, in un altro momento, secondo me un linguaggio così moderno ma attuale rischia invece di dargli proprio l'effetto opposto, e se il suo obiettivo è quello di diventare il nuovo Tolkien, allora non paga assolutamente in prospettiva. Forse non è quello il suo obiettivo. Però dobbiamo chiederci come si evolvesse linguisticamente fra 50 anni, perché con le tendenze che ci sono adesso si rischia che si diventi un linguaggio altolocato. Visto come si sta impoverendo la lingua, oltre all'italiano anche l'inglese, tutte purtroppo, certo. Da questa malattia. No, secondo me la tua domanda è difficile rispondere, come fai a sapere tra 30 anni, 40 anni cosa si leggerà? Non lo so. Come dialoghi in parte, lui è ancora più critico di me sotto questo aspetto, vedo. Come dialoghi in parte, sì, perché non tutti sono così crudi e triviali, diciamo, però in alcuni non si risparmia. Va bene. Vedremo, tra 30 anni dovremmo esserci le corna tutti quanti, insomma. 120 anni ormai è l'aspettativa di vita, scusa, sai. Anche Martin stesso magari. Fissiamo già fra 30 anni l'incontro mercoledì del 2047. Comunque, insomma, piuttosto che fare successo una volta che è morto, lui potrebbe fare successo da vivo. Se vogliamo guardarla da un punto di vista biecamente utilitaristico, non posso darvi torto. Ah, no. Se
Io credo che l'evoluzione del mondo vada molto più verso la direzione di Martin, come linguaggio. Purtroppo, per fortuna, è da così. Speriamo di no. Religione. Anche questo è un virgolettato di Martin stesso. Neanche Dio decide cosa sia giusto o sbagliato, perché ognuno ha il suo Dio, ce ne sono sette. Cioè, per essere sicuro di non, di non cascare in implicazioni teologiche, ogni reame ha la sua divinità in Martin, così dice, sono libero da qualsiasi possibile correlazione, ipotesi, vincolo di qualsiasi natura. In realtà poi questi sette, queste varie divinità che compaiono culture diverse, sì, sono elencati, ma poco altro, nel senso, se ne sa veramente poco, se non su alcune particolarità esteriori legate alle forme di culto, ma non tantissimo su, tra virgolette, teologia o qualsivoglia altra implicazione metafisica, se vogliamo. E gli uomini sono lasciati di fronte alle loro scelte e di queste pagano le conseguenze. Per questo vi sono casi in cui l'onore viene piegato dalla convenienza, dal semplice desiderio, scusate, di avere salva la vita, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ho voluto accennare con questo? Che non c'è nulla di paragonabile a quella presenza, quella specie di provvidenza che invece aleggia un po' negli scritti tolkieniani. Qua proprio non se ne trova la minima traccia. Tutto quello che succede nelle guerre per conquista del trono di spade è un qualcosa che trae origine e ha il suo compimento essenzialmente in questioni materiali. Sì, c'è qualche riferimento all'onore e alle qualità morali come accessorio che può funzionare o meno, ma non certo come, diciamo così, caratteristica che ti esalta, che ti salva in determinate circostanze. È tutto rapportato a dei giochi di forza, a dei giochi di potere e tutto di conseguenza. Dimmi. Cioè, l'ha fatto per non scontentare nessuno, se no magari uno si arrabbia, cioè il fatto di... L'ha fatto per una scelta, per un'impostazione con cui poi si sta mostrando coerente, a parte qualche piccola digressione dal quarto libro, minima proprio, dal quarto libro in avanti. Sono scelte. Lui ha sempre detto che nelle sue narrazioni avrebbe voluto mettere qualche cosa di più possibile reale, che rispecchiasse la realtà che si può vivere anche quotidianamente. E la realtà quotidiana è gente che muore, non sempre sono i cattivi che muoiono, anzi spesso e volentieri sono i buoni che se ne vanno, eccetera, eccetera. Il più forte vince sul più debole, a prescindere dal fatto che sia più o meno bravo. E invece io noto, scusami, sì, assolutamente. No, invece io noto, guardando le serie così, che spesso invece i deboli si rivelano i più forti, tipo un nano che dovrebbe essere considerato debole dalla società, perché insomma ha questo difetto fisico, si rivela molto arguto e intelligente, la bambina, che insomma è una bambina, si rivela anche lei molto forte. Quindi non sono proprio sicuro, cioè non credo che il messaggio sia i deboli perdono, i più forti sopravvivono. Attenzione però, perché quel nano afferma anche esplicitamente che se non fosse stato il figlio di un re, o comunque di una figura estremamente facoltosa e rispettata, sarebbe stato gettato da una rupe appena nato. Quindi dice lui stesso che la sua esistenza in quella forma è... E lo storpio, c'è anche il bambino storpio, per dire che è un debole, certo, che si dimostra molto forte. Quello invece, cosa dici di quel personaggio lì, per esempio? Dico che Martin è molto attento a sfuggire a qualsiasi tipo di regola. Sì, è vero. Sì. Mm. Proprio non vuole che ci siano dei cliché, delle cose scontate. Ci possono essere dei fortissimi che schiatano per una puntura di qualche cosa e ci sono appunto dei bambini senza l'uso delle gambe che attraversano mezza Westeros e vanno altrove per compiere una missione che magari poi si rivelerà in qualche cosa, per quello che sappiamo noi, estremamente determinante. Non c'è una regola, il tutto si svolge non diciamo secondo casualità, ma secondo quelli che possono essere i casi della vita. Mm. E
Questa è una cosa, non ho riportato l'estratto, però è una cosa che Martin ha proprio dichiarato di aver fatto deliberatamente, cioè di aver voluto descrivere delle vicende che hanno, dal punto di vista del protagonista, un lieto fine oppure un non lieto fine, secondo l'imponderabile, cioè quello che può succedere normalmente. No, questo lo dice lui. Insomma, una cosa interessante della religione è questa qua, che paradossalmente, ma fino a un certo punto, secondo me, perché non è paradossale, cioè Martin, per negare l'esistenza di Dio, adesso la butto sul filosofico spinto, no? Ha messo un sacco di religioni. Per negare Dio, perché è chiaro che si nega Dio, no? Almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, poi magari l'ultima ci sarà, che ne so, non penso, però, cioè, per negare la presenza di un, diciamo, di una divinità che in qualche modo, che in Tolkien si sente, non è esplicita, ma capisci che c'è qualcosa, no? Che governa il tutto. Lui ha dovuto introdurre un sacco di religioni, cosa che invece Tolkien ha abolito. Tolkien è l'opposto. Tolkien ha voluto negare tutti i culti. Cioè il Tolkien, cioè l'esattamente contrario di Martin, Tolkien ha voluto proprio togliere i culti dalla Terra di Mezzo. Cioè l'unico gesto, quello di Faramir, no, rivolto alla Fu Numenor, nel Signore degli Anelli, cioè quello lì è fine. Ma il Tolkien lo dice, io ho voluto togliere proprio tutti i culti dalla mia corte. È interessante questo, cioè per negare Dio ci metti la religione, Tolkien per affermare Dio toglie i culti. E però diciamo, curiosa questa cosa, curiosa, fa pensare, ecco. E Tolkien dota la maggior parte dei suoi personaggi comunque di atteggiamenti fortemente spirituali, che siano consapevoli o meno. No, però il tema culti e Dio, cioè sono coerenti da questo punto di vista, cioè secondo me uno per fanno lo stesso uso, però capovolto, perché in realtà adesso dai telefilm in realtà insomma ci sono tante cerimonie dove fanno riferimento tante divinità, vabbè c'è quella monoteista, quella fuori di testa lì e quant'altro, cioè molto, è abbastanza presente l'aspetto cultuale, i riti ci sono, sì, formale, però formale, assolutamente, non formale. Da un punto di vista di contenuto, solo certo. Un fatto di formalismo e di esteriorità, certo. Sì, cioè, ti viene presentato il signore di grande inverno che va a pregare nell'albero, sì, sono formali, i culti sono una cosa anche formale. Sì. Sono arrivati i cornetti, non facciamoci distogliere dall'odore che arriverà. Io sono d'accordo, assolutamente. C'era prima lei. Dove vai pure? Dimmi, scusa. No, io sono d'accordo, stavo per dire la stessa cosa, che è vero, tu ne dici sette per quasi per dire che non esiste, e in più però, ma non c'è un'analogia anche con il nostro mondo? Cioè, voglio dire, ci sono quelli che credono nel Dio cristiano e quelli che non credono in un altro, voglio dire, no? Ma certo, la stessa cosa. Noi abbiamo, non so, quattro cinque continenti con tante religioni, il suo Dio, lì sono regni più vicini, ravvicinati, però a livello ideologico è uguale, ognuno crede nel suo. Certo. E tra l'altro noi purtroppo non riusciamo a confrontarci con quelli che credono in un altro Dio, facciamo molta fatica, è una grande divisione, o sbaglio. E credere in un Dio diverso purtroppo ha fatto anche delle guerre nell'ex Jugoslavia, voglio dire, ancora, erano anche vicini di casa. Ne sta facendo ancora oggi. Sì. Ancora oggi. Sta non, facendo anche adesso, non manca abbastanza da vicino. No, dicevo, cioè, non proprio non d'accordo, no, però è quando dici ma nessuna creatura soprannaturale influenza la storia e le scelte dei personaggi. E non sono né in disaccordo e tanto d'accordo. Perché non so mai come dire, cioè sono in realtà, sto pensando al come si chiama? Chi? No, in realtà pensavo all'altro, all'uomo, non mi ricordo come si chiama. No, non so se c'è nella serie, quindi ero fuori di spoilerare, però tutto il viaggio che fa Bren fondamentalmente sì. È guidato da qualcuno che poi dopo si scopre chi è. Che cosa vuole da lui, cioè, fondamentalmente lo sappiamo, quindi secondo me lì c'è una creatura soprannaturale che guida e influenza la scelta dei personaggi. E poi è questa però. Sì, è un caso un po' particolare. Questo però non so se c'è nel corso, c'è una serie che non vuol dire niente, però anche lì non è proprio tanto. Non c'è ancora quindi non ne parliamo. Però anche lì non mi sembra tanto. Poi non si sa ancora effettivamente quanto voglia mettere di. Però anche la Regina Rossa, unitamente a quello che sta dicendo lei, ha valenza anche quello. Sì.
la, il culto di, del fratello di, del re morto, sì. Il signore della luce è molto importante, tra l'altro c'è la leggenda che sia stato lui a sconfiggere gli estranei 1000 anni prima. Lo stesso, lo la stessa spada che c'ha il Baratheon vivo, non mi ricordo il nome, è la stessa spada che usò un dio o comunque un uomo reso forte da Dio che sconfisse gli estranei. Quindi comunque, oltre che divinità, cioè, no, oltre che divinità ideologiche, intervengono. Beh, in realtà l'ombra nera che uccide i Tyrell, voglio dire. Sì, adesso che intervengono comunque. Infatti, formulata così è un po' ambigua. In realtà avevo la testa proprio sul fatto del di qualcosa che fosse un'emanazione diretta della divinità quando pensavo a creatura soprannaturale. Poi è chiaro, ci sono casi particolari in cui qualcosa di non proprio terreno entra pesantemente a gamba tesa nella vicenda e la plasma. Però molte azioni sono più causate dall'idea che i personaggi hanno della divinità che della divinità stessa. Lei ha colto quello che intendevo dire. Io pensavo che fosse però interviene veramente questa divinità. Non influenza solo il personaggio che agisce come tale. Al momento però siamo ancora nella fase in cui questo per me è un racconto mitico interno. Poi vedremo se verrà approfondito meglio. Io pensavo più che a questa qua, che effettivamente c'è, però è diciamo soggettivo, perché ancora non si capisce se in realtà chi è questo, da dove arriva questo nero. È questa figura, è questo albero, questa figura che influenza Brel, che secondo me è molto più di quello che è. Vedremo se è legato a qualcosa di divino. Non lo sappiamo. Sì, esatto, non lo sappiamo. E adesso mi sono tenuto sul vago, sì. Dice, sarebbe stato mai dire nessuna creatura soprannaturale direttamente riferibile alla divinità. Manca una frasetta che però nella slide non ci stava. Yeah. Però in effetti sono tutte obiezioni pertinenti. Correggerò la slide in questo modo. Da religione a mito. Chiaramente Tolkien scrive una mitologia, quindi non c'è un rapporto, c'è un fatto di identità e su quello siamo tutti d'accordo. Martin, chiaramente, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, queste cose un po' le snobba e un po' no, comincia a inserire qualche elemento, comincia a dare importanza a questo fantomatico popolo valiriano e al suo fantastico acciaio, tanto per dire. Già. Lo fa ripetere tante volte che alla fine diventa un po' mito. Così come mitologiche sono tutti gli aneddoti e i racconti che si susseguono riguardo a quello che c'è oltre la barriera su a nord, queste fantomatiche creature e popolazioni che sono portatrici di disastri da millenni ormai. Lo fa più o meno a partire dal quarto libro, probabilmente rendendosi conto che la sola cronaca delle vicende dei personaggi principali ormai è un po' troppo stiracchiata, non basta più da sola a tenerli a catturare il lettore. Magari voi conoscete qualcuno che è arrivato al secondo o terzo libro e gliela data su perché ormai sono sempre le stesse cose. Io c'ero in casa un esempio di questo, vabbè, non è una fortissima lettrice, la mia signora, però diciamo, il responso che ha dato, siccome è una di quelle che da un punto di vista merceologico determinano l'acquisto dei futuri libri, insomma, anche la cosa ha un impatto, ecco. Però ho trovato una cosa che mi ha acceso una lampadina. L'episodio del sacerdote del mare, questo Aeron Greyjoy, quando ci dice che il re grigio regnò per 1007 anni e che in seguito però le vite degli uomini si erano abbreviate, gli stessi uomini si erano rimpiccioliti. A me è venuto in mente Genesi 6.3 e un'altra cosa che diciamo così, conoscevo da qualche vaga lettura dei libri vedici e soprattutto in particolare dell'induismo. Raccontano appunto di una fase dell'umanità in cui gli uomini prima vivevano secoli, se non addirittura dell'ordine dei millenni, e poi di botto per decisione divina, tac, la vita passa all'ordine dei decenni / secoli. Questo è un riferimento mitologico abbastanza esplicito, per quanto sia messo in maniera un po' bozzata, un po' su un personaggio che in qualche modo ha un'aura sua già un po' particolare, però è una cosa che mi ha colpito, secondo me è un indice del fatto che Martin sta cominciando un po' a cambiare passo, a inserire anche dei riferimenti, dei miti del mondo primario, pur rielaborati nel mondo secondario, per dare un po' di profondità e di spessore
a certi popoli che in effetti non l'avrebbero, perché i popoli che abitano le isole di Pike, se uno si ricorda, sono poverini, cioè non ci fanno una gran figura, vengono presentati come degli rozzi marinai, proprio rotti a tutte le esperienze, tranne che a quelle intellettuali, potremmo dire, con una finezza, proprio una delicatezza pari a un colpo di pietra. E però qui salta fuori che anche loro hanno una cultura, hanno dei riferimenti mitologici che, guarda caso, hanno una forte somiglianza con quelli del mondo primario. Sta cominciando a cambiare un po' qualcosa, sta cominciando a introdurre qualche elemento, chi lo sa. Intanto c'è questo. Che dite? Siete d'accordo? Che non si può sapere, cioè questa analogia l'hai dedotta tu, non si può poi sapere, sì, se nella sua testa c'era. Non però intanto c'è. E a me è accesa una lampadina, poi è chiaro, nella sua testa io non ci sono. Però questo riferimento ai 1000 anni che diventano 100 è proprio lampante. Ai 1000 anni? Sì. Dov'è che diventano 100? Diventano 100? Beh, diciamo, ai tempi della guerra per il trono di spade, le vite più o meno sono vite normali. Si vive, se cioè diventa 100 come, sì, oggi, cioè, sì, diventa, lui, sì, dice una volta, sì, c'è riferimento al fatto che si campava a Milano. Sì. Ma dimmi una cosa, ma io ho preso un libro che c'è scritto George Martin, che è una specie di Atlante che contiene anche tutte molte cose sulla religione e quant'altro. E io ti volevo, hai capito di cosa parlo? Sì, non l'ho ancora letto, ma, ecco, sì. Ma quello è un libro che ha una sua canonicità e quindi sembrerebbe dare un po' la profondità di cui stai parlando tu, cioè non ho capito ancora se l'ha scritto Martin o meno, francamente. L'ha scritto lui. Allora lì sembrerebbe una sorta di, non dico di Silmarillion, però insomma, esatto, qualcosina di analogo. Per quello che dico, che sta venendo un po' dalla nostra, tra virgolette, parte. Ma lei, so già cosa dice, che l'ha scritto solo per vendere, quindi l'anticipo l'osservazione di Lacatia. Su questo quando l'ho visto anch'io ero titubante. Su questo non sono convinto. No, io l'ho comprato, me l'ha regalato mio moglie per la data. È titubante perché quel libro di aforismi di tutti. È quello grande con la copertina morbida. Sì, sì. Però sembra che è scritto da Martin, ecco. Beh, però allora, c'è scritto Martin. Sicuramente sembra anche un insieme di racconti della vecchia Nan, i racconti dei sacerdoti. Nella saga tu ogni tanto trovi il flashback, sì, sì, del passato, certo, della, certo, barriera e così. Quello, infatti. Loro l'hanno raccolti e hanno fatto questo libro che è come quello che è il Silmarillion. Il Silmarillion, sì. Può essere. Molto, molto. Però a me mi sembra che se leggi la saga e ti ricordi i flashback degli anziani e li unisci, arrivi poi a quello. Ah sì? Cioè nel senso, Martin forse snocciola del mito passato di 1000 anni prima, che poi è molto bella sta cosa. Tu attraverso i racconti degli anziani, piano piano, vai a scoprire una storia molto bella, cioè come hanno creato la barriera, o come si sono creati il regno occidentale con quello orientale. E però non credo che aggiunga niente di nuovo. Sì, ecco, io questo te lo puoi leggere senza aver paura di... dica qualcosa in più. Okay, grazie, ce l'ha più leggera. Infatti sta aggiungendo una profondità storica che prima non c'era, pian piano è stato costruito. Esatto, si è reso conto dell'importanza di questo aspetto qui. A un certo punto questi grandi riferimenti crollano, cioè non hanno... Andavano sostenuti in qualche modo, secondo me questo libro è la direzione. Però sulla narrativa in realtà sta scrivendo tanto, ma sempre a livello di vicende, personaggi... per tutti i racconti, spin-off, prequel, eccetera, sono comunque al di fuori del discorso mitologia, religione. Sì, e così andrà avanti, ne sono convinto. Però, lateralmente, sto iniziando a inserire un qualche cosa. Ma quanti libri farà? 7 o forse anche di più? Per adesso dichiarati sono 7, poi chi lo sa? Dipende da tante cose, dai soldi, ma soprattutto dipende da quanto campa, soprattutto dipende anche quello. Quanti anni ha? 65. Non è tanto neanche in forma. Esatto, non so le sue analisi del sangue come siano, ecco, non mi sembra proprio un modello di... Allungare così il brodo, cioè, può diventare anche zioso, allunga, sì. È quello che dicevo, che se rimani soltanto concentrato sulla vicenda del trono di spade, sì, dopo un po' a noi, bisogna un po' allargare la panoramica. Questi piccoli indizi secondo me indicano che un po' lo sta facendo. Ah, okay.
Ho voluto spendere qualche parola sulla famosa questione della magia. Questo è sempre un virgolettato che è una solita dichiarazione di Martin durante una delle sue mille interviste. Dice: nel Trono di Spade c'è pochissima fantasy, dove suppongo che con la sola parola fantasy lui intende un po' tutto quell'insieme di caratterizzazioni che sono al di là della cronaca pura semplice, cioè soprannaturale, eccetera, eccetera. Nei libri successivi aumenta sempre più perché la magia sta tornando nel mondo, ma anche al suo massimo, quando non sarà mai così potente come si può trovare all'inizio dei libri di questo genere, e non parla di Tolkien, con tutta una serie di oggetti magici a disposizione. È come il sale nella minestra, un pizzico le dà un buon sapore, ma troppo la rovina. Questa è la dichiarazione di Martin. In realtà, per come la vedo io, in Martin c'è molta più magia, nel senso proprio magico del termine, che non in Tolkien stesso. Intanto, in Tolkien sono i personaggi più semplici che identificano quello che fanno fatica a interpretare e comprendere come magia. Mi viene in mente la buon'anima di Sam, pure, che nella sua bontà è un semplicione, è l'unica che parla di magia elfica di tutta la compagnia, perché secondo lui questo enorme potere, questo influsso che hanno gli elfi, lui lo riconduce al fatto della magia. Se ci pensiamo, poi, di magico sotto questa accezione c'è veramente poco. Quello che gli elfi e le creature spiritualmente evolute in Terra di Mezzo fanno non è altro che avere un'influenza su ciò che li circonda, cose e persone, semplicemente per un fatto di estrinsecazione, cioè di mettere fuori facoltà che sono proprie del loro io interiore. E qui, per far capire questo concetto arzigogolato, faccio un esempio molto più terra a terra, cioè quello delle persone che ci risultano simpatico o antipatico, così dice, a pelle, cioè quello proprio solo stare vicino non lo reggo, viceversa quello solo stare vicino mi dà una carica che è capitata a tutti una cosa del genere, non dite di no perché non ci credo. Ecco, moltiplicate questo influsso per vari ordini di grandezza, potete avere una vaga idea di quello che è il potere dell'urlo del Nazgul e il potere di un'occhiata di Galadriel. La differenza qual è? Che in noi questa cosa viene per un fatto, diciamo che è quasi spontaneo, cioè lo facciamo senza accorgerci, è la nostra stessa personalità che espande positività o negatività a seconda di come ci sentiamo, e qualcuno per qualche strano motivo riesce a captarla. Negli alti elfi, negli istari e nei Nazgûl, questa è una cosa voluta, è una cosa comandata, è una cosa che loro sanno fare perché hanno imparato a canalizzare questa forma, chiamiamola di energia, anche se non voglio fare nessun tipo di ragionamento olistico o che, è soltanto per farmi capire, non so se mi seguite. Vabbè, però non ho capito perché lo dici, anche Martin dice che in Tolkien c'è poco magia. Ma secondo me in lui c'è più magia perché... Ah, c'è più magia che in Tolkien, ah, quello vuoi dire. Il sortilegio della regina rossa è una roba che in Tolkien non esiste. Certo. Faccia, cioè il potere dell'oscuro, il potere di Morgoth quando ha qualcuno davanti, quello di atterrirlo semplicemente, diciamo, con la sua presenza, ma in realtà è un estrinsecare se stesso, cosa che poi Sauron fa in concreto, mettendo parte della sua interiorità in un oggetto materiale, quello è proprio il massimo che si possa arrivare a fare, che poi sarà anche la sua rovina. Ma è un fatto che, giocando alle regole di Tolkien, non è soprannaturale, è perfettamente naturale, non è magia, dal mio punto di vista. C'è un grande tema su che cos'è la magia, State a vedere che cos'è la magia. Per Tolkien comunque la magia è tecnicamente, visto che abbiamo la tabella lì, è volontà di dominio con uno strumento, ecco, quello... È la Goethia quella, secondo lui. No, la magia, la Goethia è quella sotto con Saruman e quant'altro. Quella volta proprio al dominio, esatto, pure a se stesso. Esatto.
sia un tema grosso quello della magia, ci sarebbe da fare una lezione, perché anche dal punto di vista teologico non è chiaro, per dire per Santo Tommaso d'Aquino, per fare un riferimento, è uno che fa un ragionamento tipo il tuo, cioè Tommaso dice la magia che cos'è? È una cosa sempre relativa, cioè a noi sembrano uomini, sembrano magiche delle cose che fanno gli angeli, però in realtà dal punto di vista degli angeli è la loro natura che fa questa cosa, quindi è sempre un aspetto abbastanza relativo, no? la magia. Tommaso dice, è magia quando tu, che hai una tua natura, ricorri in qualche modo al potere superiore, quella è magia, no? Quindi fai, invochi Satana per ottenere una cosa, quella è magia perché tu uomo hai ricorso a un potere superiore che non ti spetterebbe, esatto. Quella è magia. Però dal punto di vista di Satana non è che sia magico il diavolo, neanche l'arcangelo Gabriele, non è che sono magici in sé, no? Sono fatti così gli angeli. Quindi sarebbe molto interessante il tema della magia, che tra l'altro, vabbè... negli Inklings era molto dibattuto. Per esempio, Sam vede gli elfi magici perché non comprende come. Ma lì è chiarissimo Tolkien. Lei dice: se volete chiamarla, questa è la magia di Galadriel, ma non è la magia. Non è magia. Anche secondo me c'è più magia in Martin, però Gandalf dove lo metti? Mi sembra che ne abbia molto di magia. Ma alla fine, poi la magia di Gandalf, la magia. Quando usa il bastone. Accendere qualche fuocherello, ma non di più. Proferire una parola di comando per tenere la porta chiusa, ma non di più. Lo scontro con il Balrog è più che altro uno scontro di aure. Perché noi vediamo un colpo di spada fermato con un altro colpo di spada. In realtà, cioè, non si può avere un'idea dello scambio che c'è a livello proprio di luce contro tenebra. La luce che viene dall'io interiore di Gandalf con la tenebra che viene dall'io interiore del Balrog. È lì il duello, non è nella spadata. Però come diceva lui è una cosa di una complessità terrificante. Però giocando alle regole di Tolkien è molto meno magia che non tutti i trucchetti che compaiono. Martin risuscita della gente dai morti. Martin risuscita della gente dai morti, spoiler. Cioè, no, finché siamo all'interno delle quattro serie potete andare. Secondo me c'è già nella serie che risuscita. Sì, c'è quello che muore. Sì, sì. In Tolkien, qua, a parte la ricchezza dello scenario che ti fa esattamente capire quali sono le regole del gioco, è una cosa che, una circostanza eccezionalissima, concessa un essere umano e a qualche elfo. E agli elfi in virtù della loro natura peculiare. E Gandalf anche lui che ritorna a una natura molto peculiare. Arriviamo anche lì. E l'anello non è un oggetto magico? Estraneo a quel mondo? È un oggetto magico, ma è un oggetto in cui c'è parte dell'io interiore del suo creatore. E perché la signora rossa è più magica? No, la signora rossa, non mi ricordo i nomi di Martin, mi sfuggono. Ma comunque la tipa rossa. È più magica di Gandalf. Hai detto che secondo te è molto magica lei. Questa arriva col pancione, parturisce un'ombra che piglia e va a ammazzare qualcuno, cioè, lì proprio siamo molto oltre Tolkien, secondo me. Spoiler. No, ma poi l'ho visto, non essere... Questo è un caso, poi se ne sai dire degli altri... Ricordate quello che era suscito morti? I morti che riprendono vita, ma poi adesso arriviamo anche lì perché mi state poi anticipando. Ecco, ci siamo arrivati. Qui dicevo, bisognerebbe mandare a Martin una copia della versione inglese della falce spezzata. Perché è il libro che abbiamo fatto sulla morte, per chi non lo sapesse. Che libro questo, fondamentale, tradotto anche in inglese. Lo posso dire perché io non ci ho scritto, questo è un capolavoro. Lo posso dire perché ne sono al di fuori, se non nella fase primaria della sua concezione, con qualche suggerimento che fortunatamente nessuno ha colto. Cioè, quando Martin dice penso che Gandalf dovesse restare morto, che non mi è piaciuto che fosse tornato perché la storia sarebbe stata più forte se Tolkien gli avesse lasciato morire a Moria, vuol dire Martin, sì, non hai capito un tubo, cioè, ti sei fermato un po' all'apparenza, mio caro. C'è qualcosa d'altro. Vabbè, noi abbiamo una formazione particolare, però sia quando abbiamo visto Eddard Stark decollato, che quando abbiamo visto Gandalf che precipitava giù nell'abisso di Durin,
vabbè, abbiamo provato una specie di groppo alla gola, però l'abbiamo capito subito che nel caso di Gandalf le cose potevano non essere così semplici. Ci ha fatto piacere, siamo stati contenti di averlo visto poi ricomparire all'interno della vecchia foresta, però abbiamo subito inquadrato che in sé ci poteva stare. Poi dopo è stato Gandalf stesso a spiegarci perché la regola del gioco in base a quale lui era tornato nella partita. È un po' superficiale questa affermazione, però in realtà Tolkien dice la stessa cosa su se stesso. Lui dice che è stato un errore letterario far tornare Gandalf, però dice, però c'era talmente affezionato che mi scocciava la cielo morto nella lettera. È stato, quindi non è che sia okay. Però l'ha fatto tornare, poi di fatto nel Signore ne ritorna, però dice è stato un errore dal punto di vista letterario, non è così. Diciamo errore narrativo, perché Tolkien sì, la narrativa avesse scritto narrativo assolutamente ok, ma dal punto di vista letterario è perfettamente coerente con l'impostazione del tutto. Qui Martin mette la ciliegina sulla tua roba, in questo passo non siamo assolutamente fuori sintonia. I miei personaggi che ritornano dalla morte sono peggiorati dall'esperienza, in un certo senso non sono nemmeno più gli stessi personaggi, ma va, Gandalf il bianco uguale a Gandalf il grigio, no? Identico. Il loro corpo... che sono peggiorati, non sono migliorati, ma peggiorati. I loro corpo, sì. Ma perché lui gioca secondo regole diverse, cioè nel suo caso la resurrezione del cadavere è opera poi di un essere umano. È opera di un mago, di un essere umano che con qualche strano e misterioso potere di origine non spiegata ridà vita della carne morta. Ok? Era solo carne umana, tra l'altro, non ecco. Era qualcos'altro. E infatti dico, nemmeno i personaggi di Tolkien che tornano dalla morte sono più gli stessi, ma non necessariamente peggiorano. Però lo scenario è completamente diverso. E anche qui potrebbe aprirsi delle praterie e consiglio la lettura della falce spezzata. La consiglio anche a Martin, però. A parte che, insomma, Gandalf poi non era tornato dalla morte. Cioè, non c'è nessun personaggio che risuscita nel Signore degli Anelli. No, Gandalf è morto. No, attenzione, Gandalf muore. Muore. Nell'appendice vai a vedere la data. Muore Gandalf. E lo lascio spiegare a Claudio, che su questo tema è molto più ferrato, con più proprietà di linguaggio. Perché è molto semplice, vai nell'appendice del Signore degli Anelli, c'è la data in cui c'è scritto muore Gandalf, quindi tecnicamente Gandalf muore. Poi cosa vuol dire che muoia? Lui è un angelo praticamente che in qualche modo assume un corpo. Gandalf è tecnicamente un angelo che assume un corpo. Cosa vuol dire? Che un angelo che assume un corpo muore, è una cosa un po' diversa da noi, no? Però perde in qualche modo il contatto con la sua corporeità. Gandalf è un angelo. Sì, no, perché... No, però sono degli angeli un po' particolari, perché sono degli angeli che tanto, diciamo, si legano alla corporeità che diventano quasi corporei, però non sono degli incarnati. Noi uomini siamo incarnati, noi senza un corpo non ci possiamo stare, gli angeli sì. Allora, cosa vuol dire che un uomo muore? L'anima si separa dal corpo, no? Cosa vuol dire che un angelo muore, che c'è il corpo, che non è proprio il suo corpo, ma un qualcosa che in qualche modo gli permette di agire nella terra di mezzo? Vuol dire la stessa cosa, è una cosa simile, però è un pochino diversa dalla morte dell'uomo. Però tecnicamente, diciamo, il fea di Gandalf, lo spirito di Gandalf, si separa dalla materia, allora possiamo dire che è morto. Cioè il corpo degli Istari è tutti gli effetti un corpo umano, sì. Quindi è un'incarnazione che sia pure con regole diverse da quelle degli umani, è un'incarnazione a tutti gli effetti, e la rottura di questo legame corpo-spirito è una morte. Così, così. Quindi il corpo di Gandalf dovrebbe ritornare uguale. Io adesso non come? Mi ricordo se cambia. No, se lui è un angelo che si comporta in modo diverso da un essere umano che muore, perché cambia quando ritorna bianco? Perché lo rimandano con una corporeità diversa, appunto diventa Gandalf il bianco. E non mantiene lo stesso spirito che aveva quando era lì. Lo spirito è lo stesso, il corpo che è cambiato. Ma adesso io non mi ricordo, ma cambia o non cambia in confronto degli altri personaggi? Non me lo ricordo. No, lo spirito di Gandalf è sempre Gandalf, cioè la coscienza di Gandalf è sempre la stessa che quando è morto è andato a... non si sa dove, da Mandos, che ne so, dove si è andato, da Erwo in persona addirittura, perché non pensa, e poi dopo è stato rimandato dai Valar in missione sulla Terra di Mezzo, assumendo un altro corpo, e tra l'altro si vede che è un altro corpo. Sì. Cioè, il corpo di Gandalf morto nel coso di Durin è rimasto là, chissà dove, nelle profondità della Terra. No, sul picco di Caradhras è rimasto. Sì, esatto, perché poi dopo è tornato su, esatto.
e lui torna con un'altra corporeità, no, ma dentro argento, non di Caradras, quindi cambiano meno rispetto a Martin i ritornati, chiamiamoli così. Ma questo è per Gandalf, questo solo per Gandalf, questo è per Gandalf. Beh, però torna migliorato Gandalf, diversamente. Beh, si vede che Gandalf il bianco è più forte di Gandalf il grigio, torna come capo del suo ordine, diventa sì, quello che doveva essere Saruman in teoria, se non avesse tradito. E Martin quanti ritorna? Ritorna un tizio, una di tronco. Andiamo, andiamo. Ok, andiamo su un terreno minato, ma poi... No, questo no, no. Tutta la parte della parte degli anni gatti non c'è nella serie. Non c'è niente di questo. Ma lì poi bisogna vedere se si annegano veramente oppure se li ribeccano quando sono ancora... Sì, secondo me è quella la cosa. Secondo me li rianimano quando non sono ancora completamente... Se sei mezzo esatto. Morto, è come quando hai tipo la morte cerebrale di uno, quando sì. Cioè sì, ma sei morto, allora, secondo me i morti morti sono quello di cui adesso mi sfugge il nome, che sfugge anche a te, che quello lo risuscitano 3 o 4 volte ogni volta che schiatta, per dire. E poi Catelyn. Che non era morto. No, no. No. Oh, ragazzi, qua però basta, eh. No. Spoiler, spoiler. Non ci sarà la serie dei tentativi del colore grande, dove se poi faranno la scena. Vabbè, vediamo. Fine degli spoiler. Ne ripriamo dopo davanti al cornetto. A proposito di cornetto, concludiamo. Per concludere. Anche perché ci sono i cornetti, eh. Sono i cornetti, abbiamo fatto un'ora indegna, ho parlato molto più di quello che avrei voluto, voi invece avete parlato meno, colpa vostra. Ridò la parola a Tolkien per concludere. Questa è una sua lettera, chiaramente. La lettera in cui dà la sua versione dei rischi in cui può incappare un essere umano che non padroneggia a dovere le proprie pulsioni. Scusate. Quando si ha un eccesso di amore per la propria creazione, per le proprie cose, all'inizio questo si sposa a un amore appassionato del mondo reale primario, poi si riempie del senso di morte e ne resta tutto insoddisfatto. Varie possibilità di caduta sono collegate a questo stato di cose. L'uomo diventa possessivo, si lega a cose fatte a sua immagine, desidera essere nel suo piccolo un Dio, si paragona a Dio con la D maiuscola, e vuole essere tale per la sua creazione privata, si ribella contro le leggi del Dio, specialmente contro la morte. Questo porta a desiderare il potere, potere che amplifica la volontà, amplifica l'efficacia del proprio agire, si arriva così alla macchina o alla magia. In sintesi, amore per il mondo, senso di morte che crea disagio, varie possibilità di caduta, possessività, non sembra la descrizione sommaria del cuore pulsante di tutte le vicende di Westeros? Non è quello che capita ai vari Lannister, ai vari Baratheon? Eppure ha scritto Tolkien, però Martin diceva di essersi ispirato a Tolkien. Secondo me questa è la prova provata. Ci sono certi passaggi di caduta più o meno accentuata, più o meno rovinosa, che seguono esattamente questo schema. E l'ho voluto mettere come punto di sintesi finale, alla facciata di quelli che dicevano che ha detto Tolkien contro Martin, non è vero niente. E per corroborare la mia tesi iniziale, secondo cui questi due grandi autori ci parlano, anche se da due punti diversi, però ci parlano della stessa cosa, vista e narrata con voci differenti. E per chiudere, questo non leggiamo perché tanto o la conoscete, comunque ve la leggerete quando avrete la copia delle slide della dispensa completa. Qual è il tema dominante che ha portato Tolkien a scrivere? Qualcosa di molto più eterno e difficile, morte e immortalità, il mistero dell'amore per il mondo, una razza destinata a lasciarlo e apparentemente a perderlo, e l'angoscia nel cuore di una razza destinata a non lasciarlo, gli elfi, finché il suo intero ciclo nato dal male
non sia completo. Non sappiamo perché Martin scrive, i maligni dicono che è una questione merceologica, forse dell'altro. Questo è perché Tolkien scriveva e cosa ci voleva scrivere. Spero che, alzati da queste sedie, gustato il cornetto e tornati a casa, potrete leggere Martin e Tolkien, non dico con occhi diversi, però con un'attenzione particolare a certi temi che, se vogliamo, abbracciano tutta la grande letteratura. Grazie. Bravo.